la qualità della squadra. Difetto, per il suo stato fisico. Ne vedo pochi. Difetto, sì, però ne vedo pochi di difetti, sinceramente. Difetto potrebbe essere, dico io, non lo so pure io ho avuto difficoltà, guarda, ho dovuto dire la sfortuna del club, perché secondo me poteva vincere per le finali che ha fatto più coppe di quante ce n'ha, perché veramente mi mette, credo che più del Barça e del Madrid il Bayern Monaco in questo momento è la squadra più forte. Sì, anche secondo me. Invece Andrea, Bayern Monaco? Avete detto tutto, e in più aggiungo che quest'anno, a differenza delle annate di Pep, che arrivava ai quarti, semifinale, un po' in riserva di benzina, quest'anno invece succede il contrario. Ha avuto una fase un po' balbettante in autunno, però adesso ha trovato veramente il ritmo giusto. Quindi direi che nell'arco delle tre grandi favorite, insieme a Real Madrid e Barça, è quella che ha qualcosina di più in questo momento. Allora, Sergio, Atletico Madrid. Atletico Madrid, il loro grande pregio, un allenatore super motivatore. Il difetto è quest'anno forse una rosa un pochino stanca, che la si vede anche nella Liga, e un po' di sfortuna maggiore con tutti gli altri anni, nel senso, logicamente una squadra di qualità per il campionato, per la Liga praticamente, solamente si vede che è rimasta sul posto mentre le altre sono cresciute ancora un attimino. Barça, Siviglia, e anche se Siviglia è uscita dalla Champions, e Real Madrid. Io credo che sia rimasto sul posto, logicamente, con, tornando al pregio, con un allenatore come Simeone che praticamente ti spinge 90 minuti a bordo campo, e anche i giocatori mediocri dimostrano di esserci. Ecco. Allora, Andrea, pregi e difetti della Juventus. La Juve, grande solidità difensiva, è la squadra meno battuta in Champions League, ha subito solo due gol. Ha subito solo due gol la Juventus. Allora ricordo bene. Sì. Sì, l'ha preso dal... C'ha ragione Andrea. Dal Lione e dal Siviglia. È dal Siviglia. Ha perfettamente ragione. Sì. Vabbè, è anche vero che ha fatto un ottavo di finale probabilmente con la squadra più scarsa di tutte quante, insieme Porto. Leverkusen era superiore al Porto. Infatti il difetto che io vedo nella Juve è che, pur avendo un attacco sulla carta molto forte, segna poco e concretizza comunque poco, anche perché comunque il Porto, con cui ha vinto comunque abbastanza comodamente, l'ha superato comunque due volte in dieci, ha segnato comunque relativamente poco, un gol su rigore, dovrebbe essere più decisiva in attacco se vuole andare fino in fondo. Sergio? Io, ha ragione Andrea, deve essere più decisiva in attacco, anche se la solidità delle squadre italiane, che quando segnano si chiudono con la linea indietro, esiste anche per la Juve, secondo me, specialmente in Europa, dove in Europa il livello è molto più
equivalente tra tutte, no? Dopo ci sono le squadre top, poi ovviamente, ma dove tutte le squadre sono pericolose. Il campionato italiano non è sempre così. Dopo il difetto loro e l'inesperienza e probabilmente la paura di arrivarci fino in fine, fino alla fine. Limite psicoattitudine, non so come. Esatto, no? Loro probabilmente, anche se dovessero arrivare alla finale, ne hanno perso così tante che hanno quel blocco mentale che dice: porco cazzo, la vinciamo stavolta. E capite quello che dico? Se la vinciamo questa volta, anche stavolta saremo gli eterni perdenti, e boh, gli eterni perdenti, saremo quelli che abbiamo perso la finale di Champions, c'è moltissime pressioni e tutto questo, e dopo boh, non lo so. Senti, partendo da Sergio stavolta, velocemente sulle tre che sono le più dette, anche quelle non le grandi, no? Quindi su Borussia Dortmund e Cenerentole, bravo, Borussia Dortmund, Leicester e Monaco e Leicester, ecco, in quest'ordine, Sergio. Ok, allora Borussia Dortmund. Tu vuoi sapere sull'Ester, sul Monaco? Sì, sull'Ester, Monaco e Borussia Dortmund, pregi e difetti, visto che sono quelle, non le andiamo a specificare, diciamo, falle un po' globalmente, ecco, non le abbiamo fatte globalmente. Secondo me Monaco e l'Ester hanno tutte e due gli stessi difetti, forse un pochetto più di pregio il Monaco sull'Ester. Sì, allora, la più forte tra le tre, io dico Borussia Dortmund, certo. Sempre, perché il livello del campionato tedesco, la Bundesliga, è molto superiore, e poi hanno un pochino più esperienza rispetto alle altre due in queste fasi di gioco, nel ottavi, quarti, semifinali e finale. La sorpresa potrebbe esserci il Leicester, perché è vero che non va bene il campionato, ma chi avrebbe mai detto che l'anno scorso avrebbe vinto il campionato inglese? Nessuno. Quindi la meteora ci potrebbe essere, anche perché, scusa, battere in Siviglia 2-0 in quella maniera, vero che Siviglia ha preso una grandissima traversa e ha preso un rigore clamoroso, perché se fosse stato Neymar a battere il rigore così contro il Paris Saint Germain, sarebbe venuto di corsa facendo che per legnarlo e basta, certo. Certo. E dopo il Monaco è sempre la squadra di qualità, ovviamente, perché sta dimostrando anche nella Ligue 1, nella Ligue 1 come giocano. Il fatto è sempre stata nascosta proprio dal Paris Saint Germain, no? Quindi è vero che lì, però che secondo me a loro gli manca tanta esperienza. E logicamente adesso noi stiamo qua a fare questo giocatto qua, dopo ci dicono è giusto proprio di queste tre. È complicato, perché tutte queste che sono arrivate ormai se la possono dire, perché nelle partite secche, e poi soprattutto domani che sappiamo come sarà il sorteggio, sì. Perché quelle palline caldine potrebbero salutarci in palline fredde, dipende se dipende se domani c'è a disposizione il frigo al microonde, eccola. Esatto, perché sai, ti potrebbe uscire di tutto, se esce un classico, se ti esce un Bayern Juve e dopo ti esce un Leicester Monaco, che una di queste tre squadre qui è già di sicuro davanti nelle semifinali. Mi lascerò stupire domani a mezzogiorno, ma proprio stupire,
e speriamo che siamo noi quelli stupiti in molto positivo, mentre gli altri magari la pallina A con dentro il Real Madrid vada con la pallina B con dentro il Bayern Monaco, e cominciamo subito a vedermi soffrire una delle grandi. Però sai, il calcio alla palla è rotonda, e come è successo a noi, se perdi 4-0 dopo vinci 6-1, il calcio è veramente uno sport imprevedibile, anche se ma lo so, mi lascerò stupire. Va bene. E invece per Andrea Fabiani? Ma allora il Leicester la vedo la squadra oggettivamente meno dotata anche tecnicamente. Poi comunque, vabbè, chiaramente l'inesperienza. Il Monaco ha ritrovato un grande Falcao, concede molto in difesa nel doppio confronto con il City, ha comunque ballato molto, anche se ha segnato tanto. Il Borussia Dortmund sì, è la più forte delle tre, come abbiamo detto, stesso discorso, difesa penetrabile, grande attacco e uno stadio veramente veramente bollente. Difficile giocare a Dortmund. Puro giallo. Allora, visto che avete fatto questa bella disamina, io parto da Flaco, da Alberto, che già ha detto che si sente, lui se la sente, non è come Galletti dice fino a oggi pomeriggio sentiva il Real Madrid, la sera si sente la Juventus, io mi chiedo perché non si sente mai nel Leicester, Alberto si sente da giovedì scorso la Juventus. Sì, vabbè. Quindi secondo me domani uscirà la Juventus. Non so, vediamo, tutto può essere. Allora io le volevo raccontare a Sergio una storia, sì. Una storia di un parente suo. Di un parente suo svizzero, sì, sì. Catalano, no, di un leone. Ah, di un leone. C'hai tre tipi di parenti, Sergio, hai scoperto stasera. Allora, dicono che un amico le dice a un altro, andiamo alla foresta a cacciare un leone. Vabbè, questo va, però non era molto convinto l'altro, no? E quando arrivano alla foresta e vede lo grosso che erano le tracce che aveva lasciato il leone, sì. Le dice l'amico, facciamo una cosa, dice, tu vai da quella parte e insegue le tracce, dice, a vedere se dove è andato il leone. Io vado da questa parte, dice, insegue le tracce per vedere da dove veniva il leone. Eccola, va bene. Va bene, allora, però ci mancano quelle sui contro i madridisti, ci piacevano di più che... Allora, se tu non gli dedichi una barzelletta a settimana ti senti male. Allora, quindi Juventus dice il Flaco, Galletti abbiamo già detto, ci ha scritto che se lo senti a varie ore, se sento il Madrid o la Juventus, vediamo. Insomma sempre ladri si sente. E chiedo al Petisso, che ti aspetti, che ti senti, che qui si sentono qualche cosa. Devo dire sensazione, quindi non certo. Chi io vorrei. No, facciamo sensazione, perché tanto abbiamo detto i pregi e i difetti, quindi se capisce che sensazione. Penso che dicendo la sensazione butterei proprio la stoccata definitiva, Max. Tu ti senti sempre Real Madrid in qualche modo. Il Real Madrid è quello che vorrei per stritolarli, è diverso. Chi ti però senti? Chi ti senti? Come Florentino avrà già parlato e avrà preparato il Leicester. Sì. Io dico che proprio sensazione a pelle, Max,
mi sento il Bayern di Monaco. Eccola, mannaggia pupazzarella. Va bene. Non lo so, cioè mi sta ballando stile a Bayern da due giorni. Te balla, te te balla. Quell'altro va a ore, quest'altro è fisso. A te te ballano. A che cazzo.